Eccoci, buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, cominciano a delinearsi le linee di politica economica del nuovo governo. Ieri dal Consiglio dei Ministri il via libera al NADEF, che è un acronimo, insomma, non comprensibilissimo, ma è l'aggiornamento al documento di economia e finanza, che è una grande cornice che indica appunto la direzione verso cui va il governo in tema di economia e che è un po' il prologo a quella che sarà la legge di bilancio, insomma, che impegnerà il governo, ma anche, insomma, le nostre discussioni nei prossimi mesi. Cosa sappiamo? Sappiamo intanto che gli aumenti temuti dell'IVA non ci saranno, neanche aumenti selettivi, come era stato proposto soprattutto dal Partito Democratico. Poi c'è stata polemica, c'è stato l'alto là di Renzi e Di Maio, ma insomma l'IVA non aumenterà e questo impegna 23 miliardi, quindi una cifra molto consistente. Dove troviamo i soldi? 14 miliardi circa dovrebbero essere di maggior flessibilità, che deve concederci ovviamente l'Europa, che è più benevola nei nostri confronti in questa nuova fase, insomma, fatti fuori per così dire i populisti e Salvini. Altri 7 miliardi il governo conta di rascivolarli dalla lotta all'evasione ed è un obiettivo ambizioso a fronte, come sapete, di un'evasione fiscale stimata intorno ai 100 miliardi l'anno. Il deficit, il famoso numero, il rapporto tra deficit e PIL dovrebbe attestarsi intorno al 2,2%, mentre il nostro fardello più grande, cioè il debito nel rapporto col PIL, dovrebbe essere quest'anno intorno al 135,7%, quindi fuori, tanto per capirci, dai parametri europei, e diminuire leggermente il prossimo anno. E poi c'è tutta la partita che riguarda, a proposito anche dell'evasione fiscale e dell'incentivare, anzi disincentivare l'uso dei contanti, il bonus per chi usa carte di credito, bancomat, carte postali. Intanto vi facciamo sentire ieri in conferenza stampa cosa hanno detto il ministro dell'economia Gualtieri e il premier Conte. La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'IVA. La manovra è una manovra di circa 29-30 miliardi che è sostenuta in parte attraverso l'utilizzo dei margini di flessibilità, circa la metà, diciamo così, 0,7, e un'altra parte invece è sostenuta da una serie di misure sul lato dell'efficientamento e controllo della spesa, sul lato della rimodulazione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente, e poi intendiamo, come è noto, naturalmente lanciare un grande patto, che intende da un lato modernizzare il sistema dei pagamenti e concorrere insieme a altre misure, quindi si tratta di un piano integrato al recupero significativo dell'evasione fiscale. Voglio confermare l'annuncio che ho già fatto, abbiamo sterilizzato l'aumento dell'IVA, però vorrei chiarire che non ci accontentiamo di questo. La svolta verde, la cosiddetta Green New Deal, vogliamo orientare tutto il sistema produttivo verso la transizione energetica, verso l'economia circolare, vogliamo proteggere da subito il nostro ambiente, non l'anno prossimo, non fra 2 anni. Vogliamo anche, come abbiamo promesso, già ridurre il cuneo fiscale, lo facciamo a beneficio dei lavoratori. Vogliamo nel complesso anche abbassare le tasse, quello è il nostro obiettivo, e anche abbassare le aliquote dell'IVA in prospettiva. Ancora vogliamo perseguire un Family Act che metta un po' ordine anche a tutta la selva di agevolazioni, di tax expenditures a favore delle famiglie, e incentivare l'utilizzo della cosiddetta moneta elettronica, incentivare l'utilizzo dei cosiddetti trasferimenti digitali. Lo cito Renzi, non ho nessun problema a citarlo e lo sentirò ogni volta che sarà necessario nell'azione di governo, e ci confronteremo anche con lui e i suoi delegati che ieri erano al tavolo. Quando lei dice golden share, non so cosa intenda.
La golden share ce l'ha anche il PD, ce l'ha il Movimento, ce l'ha Libero Uguali, come ce l'ha Italia Viva. Ma guardate che ragionare di golden share è veramente sbagliato. Noi stiamo qui lavorando per i cittadini. Lei ha parlato di una prova del fuoco. E la verità è che io chiedo alle forze politiche quello che è normale chiedere nella mia veste di Presidente del Consiglio. Essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra. Lavorare con spirito di squadra, perché insomma anche alla vigilia, nelle ore immediatamente precedenti al varo della nota di aggiornamento al DEF, ci sono state un po' di fibrillazioni. Oggi mi pare il vice ministro dell'economia Misiani dice nulla se le paragoniamo queste fibrillazioni a quello che succedeva tra Lega e Movimento 5 Stelle. Bentornata da Alessia Rotta del Partito Democratico. Buongiorno. Adesso, al di là dei numeri, senza ubriacarci già, insomma, anche se siamo già nel corso della mattinata, quello che le chiedo è legato alle prime critiche, ai primi commenti, poi ovviamente la legge di bilancio è tutta da vedere e di là da venire, e che ci sono poche ambizioni, insomma non si distingue un progetto, un piano per l'Italia in questa cornice che è stata disegnata ieri. Io penso, la vedo in un'altra maniera, in particolare che questa è una nota di aggiornamento onesta. Non si fanno delle promesse che non si possono mantenere. Noi abbiamo ereditato un conto che il ministro Gualtieri ha definito il conto papete, quindi delle clausole pesanti. Se pensiamo che gli oltre 2/3, mi pare, della misura del prossimo bilancio andranno per coprire delle pesanti clausole di salvaguardia, e quindi poco rimaneva di altro. Di cui però non è responsabile il precedente governo, le clausole di salvaguardia, no? Ma certo, diciamo che il governo precedente è responsabile di non aver fatto, di non aver introdotto delle misure di crescita e di investimento, e di invece avere indebitato ulteriormente il Paese, in particolare con le due misure, quota 100 appunto e reddito di cittadinanza, che non producevano certo sviluppo. Quindi io penso che questo sia da apprezzare. Naturalmente, accanto a questo, io vedo molto bene le misure come il taglio del costo di lavoro. Naturalmente si fa il passo secondo la gamba. C'è una differenza fondamentale di metodo e di merito. Prima si faceva e pagava pantalone o non si sa chi, pagavano ancora gli italiani. In questo caso noi abbiamo detto non vogliamo che le tasse siano aumentate, e questo avviene con l'IVA che non aumenta. Vogliamo che vengano ridotte, per quanto sia possibile, gradualmente le tasse del costo del lavoro, perché ne parliamo da molto tempo. Vogliamo che ci sia una svolta verde del Paese, naturalmente introdotta gradualmente, 50 miliardi in più anni, perché tra l'altro io voglio ricordare che c'è il 2030 per l'obiettivo della sostenibilità, che ce lo chiedono appunto tutta la comunità internazionale. E voglio anche ricordare, perché forse nei titoli non appare molto, che alcune misure, in particolare come l'app social, l'opzione donna e anche le misure di sicurezza sul lavoro, che erano state penalizzate nella scorsa legge di bilancio, vengono rilanciate, e anche la pensione di garanzia per i giovani, perché quando diciamo che quota gente è ingiusta, noi diciamo che è ingiusta soprattutto se la facciamo ereditare solo ai giovani che non hanno futuro. Allora voglio subito coinvolgere Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, che è collegato con noi da Milano. Buongiorno Ciocca, bentornato. Buongiorno, buon martedì. Senta, una delle cose, diciamo, su cui più insistono gli esponenti del nuovo governo è che grazie appunto alla nascita di questo governo si sono raffreddati in senso positivo i rapporti con l'Europa. Tutto questo ha portato a un calo vistoso dello spread, quindi a dover sborsare una cifra più contenuta per gli interessi, no, sul nostro debito, e questo ci permetterà quindi di avere dall'Europa maggior flessibilità, cosa che invece voi non avevate ottenuto. Ma guardi, abbiamo visto già i governi del passato del centro-sinistra, quando ottenevano la flessibilità dell'Europa, nascondevano delle fregature per gli italiani. Vi ricordate benissimo, allora, primo ministro Renzi come ottenne la flessibilità per l'Italia? La ottenne in cambio dell'accoglienza clandestinità. Quindi è chiaro che non mi interessa capire qual è il numero che si ottiene dall'Europa, mi interessa capire quali sono le misure. Sentire da chi ha votato la legge Fornero che la quota 100 è un errore
Mi preoccupa, cioè capire, non aver capito che aver votato la legge Fornero è stata un'ingiustizia contro i lavoratori, contro i pensionati, mi preoccupa perché vuol dire che qualcuno probabilmente pensa ad altre leggi Fornero al posto di fare le cose utili per i cittadini. Pensare oggi, ad esempio, a non riconoscere che la prima misura che serve è la riduzione sulla pressione fiscale, io non che sento aumentato? In questa manovra, guardi, non l'ho interrotto, io capisco che lei si agita, perché nel suo ruolo mi agiterei anch'io, cioè nel suo partito sarei probabilmente molto più agitata di lei, perché quindi non vabbè, la posso lasciamo comprendere. Ognuno le proprie agitazioni, la posso comprendere, però resta oggi il fatto che nei primi sei mesi dell'anno hanno aperto 139.000 partite IVA in più, 66.000 partite IVA hanno deciso di utilizzare il regime dei minimi, cioè il 15% di tassazione piatta. Vuol dire che quello strumento della tassazione piatta funziona. Voi lo volete uccidere? Adesso sento che per combattere l'evasione fiscale volete mettere il 2% d'IVA in più a chi paga il ristorante in contanti, ma perdonatemi, ma non prendeteci in giro, cioè l'evasione fiscale secondo me voi si controlla per chi paga il 2% in più di IVA al ristorante, chi evade paga ben volentieri il 2% d'IVA al ristorante, non è così che si contrasta l'evasione fiscale, mi perdoni, ma voi date il 2% a chi paga in contanti. È così. Ma cercate di andare a controllare la vera evasione fiscale, no, ma aggiornati perché non è così. Che purtroppo avviene per chi oggi utilizza dei paradisi fiscali che sono paradisi fiscali amici vostri, basti pensare il Lussemburgo. Basti pensare al Lussemburgo, che oggi sono protetti da questa Europa. Questo è il tema. Allora aspetti, Ciocca, aspetti, perché abbiamo con noi, lo saluto, Enrico Zanetti, che è stato viceministro all'economia, no, col governo Renzi, sì. E peraltro fa il commercialista, insomma queste cose le maneggia con grande esperienza. Allora, voglio... Sì, non vorrei smentirla, perché magari ogni tanto c'è la convinzione che i leghisti sono con la sveglia al collo e l'anello al naso. Anche il sottoscritto ha una laurea in economia e è abilitato come dottore commercialista. Ciocca forse non ha capito che cosa volevo dire. Volevo dire, lei giustamente fa le sue considerazioni. Alessia Rotta ha detto delle cose su cui, insomma, ovviamente avete posizioni molto differenti. Io chiedo a Zanetti, che i conti macroeconomici li maneggiava per ruolo istituzionale, di aiutarci a capire, cioè ha ragione Ciocca rispetto alle cose che ha detto, rispetto all'IVA, rispetto all'evasione fiscale, a quali metodi utilizzare? Allora, io comunque ho fatto un'esperienza politica che è alle spalle, ma che naturalmente mi rende come fonte sospetta dal punto di vista di Ciocca, immagino, quindi non pretendo di avere la patente della verità. Posso sicuramente dire che è un po' forte l'affermazione ultima legata a una presunta amicizia di una parte politica con i paradisi fiscali, perché onestamente questo io lo ricordo bene, negli anni dal 2014 al 2016, insieme alla voluntary disclosure, noi abbiamo anche fatto la piena trasparenza dei conti bancari esteri, e questo, diciamo, le varie svizzere e lussemburghi vari non è che proprio gli esaltava, però era una cosa che andava assolutamente fatta e che è sicuramente una cosa positiva. Per quanto riguarda questa manovra, fermo restando che è evidente che con 23 miliardi di IVA da disinnescare resta ben poco spazio per fare altro, ma questo restava poco da fare altro anche se ci fosse stato ancora lo scorso governo, fermo restando anche per onestà. Il governo magari avrebbe detto, come aveva detto, il deficit, il rapporto deficit. Sì, vabbè, lo portavano al 3,5 e poi dovevano fare la marcia indietro al 2,2, perché alla fine quando lo spread salta, purtroppo, non piace a nessuno ovviamente, anche a me dà fastidio che l'Italia sia costretta a fare questo tipo di conti, ma purtroppo quando sei un paese molto indebitato sei debole nel rapporto con i mercati finanziari. Diciamo comunque per onestà che quei 23 miliardi quest'anno sono riconducibili al passato governo, 4-19 invece vengono dal governo Letta, dal governo Renzi. L'anno prossimo salgono a 28 le clausole e a quel punto saranno, diciamo, equamente distribuite. 10 miliardi arrivano al governo Letta, 10 dal governo Renzi al netto delle parti disinnescate e 9 dal governo Conte 1, diciamo. Conte 1, sì.
alla fine purtroppo le clausole di salvaguardia sono una grossa, un grosso peso, ormai non c'è più nessuno però che può scagliare la famosa prima pietra, perché a questo punto sono una bella bomba, ci siamo dentro tutto. Sui nostri il conti. Tema è che se si continua, è legittimo farlo, ma se si continua a voler confermare sempre tutto ciò che è stato fatto dai governi precedenti, anche cose che quando chi era all'opposizione criticava... Bonus 80 euro per esempio. Bonus 80 euro, come adesso si confermano in toto reddito di cittadinanza e quota 100 che invece erano state molto criticate da chi è al governo adesso. Cioè, se chi arriva al governo sistematicamente comunque non ha il coraggio di toccare cose che invece legittimamente aveva criticato sul piano politico prima, è chiaro allora, che potremo solo che aumentare e non fare cose nuove. Allora, chiarissimo, io ho una pubblicità tassativa, saluto Diego Fusaro che è con noi da Potenza Picena. Cosa siamo, in provincia di Macerata, no? Credo. Esattamente. Ecco, ci sente, con un piccolo ritardo, ma ci sente Diego Fusaro, pubblicità e ripartiamo da che cosa? A proposito insomma della politica che vuole che si utilizzino molto più le carte di credito, i bancomat, c'è stata un'obiezione di fondo fatta da molti, non soltanto dagli oppositori di questo governo, che questa è una popolazione molto anziana, quella italiana, ma gli anziani hanno dimestichezza, molti di loro preferiscono usare i contanti e noi siamo andati a sentirli. A dopo. Oggi si parla di cashback, ridurre l'uso dei contanti. Che ne pensa lei? Per le persone anziane mi sembra un'idea ridicola. Mia zia ha 94 anni, la mando in giro con la carta di credito? No, non esiste. Già la uso, signora, io faccio il tassista, la uso già da anni. È molto meglio, ma è difficile far capire agli italiani l'utilizzo della carta di credito. Per me è sbagliato. Cioè, lei preferisce contanti? Sì, contanti. È meglio come fanno i vecchi. Loro vanno alla posta e se fanno dai soldi. E basta, e finisce lì. Invece, per quanto riguarda i giovani, i cosi, può pure star bene, ma tutta la parte delle persone anziane non riesce a manovrare col bancomat e nemmeno con le carte di credito. Perché si trovano spaesati, è quello il problema, si trovano spaesati. Non è così che si risolvono problemi economici. Perché sono pazzi. Lei usa la carta di credito? No, noi siamo all'antica, siamo come prima, non usiamo niente. Solo contanti. Ma se le dicessero che usando la carta di credito spende meno? Non lo so, mio marito non vuole sapere niente. Ma non ha paura a girare con i contanti? Ce l'hai i contanti, quelli che sono così pochi che... Sarebbe anche comodo una cosa del genere, la gente non va in giro con i soldi. C'è evasione fiscale. C'è evasione fiscale, però ancora siamo lontani. Si recupera anche un punto di IVA su, per esempio, ristoranti. Lei che attività aveva? Io c'avevo una macelleria storica nel quartiere d'Estaccio. Da lei l'IVA quanto pagava il cliente di IVA? Sempre il 10% è stato a suo tempo. Quindi pagando con il bancomat, certo, avrebbe indietro l'1%. Avrei rubato meno anche io, Invece a suo tempo ho dovuto rubare pure io. Se vengo al mercato devo prendere contanti perché qui fatture X. Questi qua non, se non li agevoli sulle commissioni bancarie, non li agevoli in qualche modo, chiaramente non apriranno mai un bancomat. Senta, ma se uno viene qui a prendere un panino e paga col bancomat? È un problema, perché purtroppo le banche ancora chiedono la commissione per i pagamenti con i bancomat e quindi non c'è la convenienza di far pagare la persona con il bancomat un panino da 2-3 euro. Da come la mette lei? Lei non accetterebbe la carta di credito per piccole spese? Noi siamo obbligati ad accettare la carta di credito perché i commercianti hanno l'obbligo di avere il bancomat, però se obbligano ad avere il bancomat dovrebbero anche agevolarci a non pagare la commissione, se no guadagna sempre la banca. Se no guadagna sempre la banca, dice. Prima di andare a Diego Fusaro devo chiedere Enrico Zonetti, appunto, facciamo un po' una riflessione su queste misure, no? Adesso sono scuole di pensiero, c'è cioè chi dice che molti anziani, lo sentivamo anche dalle testimonianze, non siano in grado, abbiano grandi difficoltà a usare
le carte di credito. Qualcuno dice, ma come, sono sui social, usano i telefonini, com'è che non sono capaci ad usare la carta di credito? Ma diciamo, al di là di questo, le chiedo, dal suo punto di vista, è una misura che intanto può scoraggiare qualche evasore fiscale, cioè un uso insomma, più generalizzato delle carte di credito? E la leva, basta questa leva di dire ti premio in qualche modo se la usi? Beh, allora, sicuramente rispetto all'evasione fiscale, più transazioni tracciate, meno contante, male non fa. Sì. Dopodiché però io dico con grande chiarezza che questo tema va sicuramente sviluppato in termini incentivanti. Io rivendico con orgoglio, quando siamo stati al governo, di aver rialzato dalla folle e delirante soglia di appena 1.000 euro fino almeno a 3.000 euro l'utilizzo del contante, perché... un conto è parlare di incentivi, ma se entriamo invece sul campo dei divieti, quella misura era assolutamente illiberale e ancora adesso i 3.000 euro sono una delle soglie più basse a livello europeo. Ecco, assolutamente. Oh, così, se ragioniamo invece di incentivi, questi sì, è corretto pensarli, perché bene fa, naturalmente nell'istante in cui sono un incentivo e non una penalizzazione, chi vuole se ne avvale, chi non vuole... non è che può lamentarsi se viene introdotto un incentivo. Ovviamente quello che stava venendo fatto prima della marcia indietro in questa occasione era un'operazione però diversa, perché un incentivo è a legislazione vigente tolgo qualcosa a chi paga con moneta elettronica. Sì. Qua si diceva aumento l'IVA tra l'altro su tutto. Sì. Poi su alcuni acquisti a chi paga con la moneta elettronica gli faccio uno sconto che di fatto è un mancato aumento. Ecco, questa onestamente era una fregatura bella posso e buona. Posso dire una ecco cosa? Mentre io le facevo la domanda e lei stava rispondendo, poco fa il vice ministro all'economia Misiani ha detto il governo non abbasserà la soglia per pagare in contanti. E fa bene. L'ha appena detto, quindi che resta fissata fa benissimo, a 3.000 euro. Il divieto di utilizzo del contante, ecco, fermo restando che è vero che il contante è più pericoloso in termini di ma messo in quei termini, quel divieto è una delle misure più illiberali che possono esistere. Allora, incentivare è un altro discorso, ma devono essere incentivi veri, non come si stava cercando di fare sto giro. Incentivi veri. Le piace il bonus di quasi 500 euro, almeno così nelle prime cose che abbiamo saputo, per chi appunto ha speso almeno 2.500 euro nel periodo natalizio, diciamo, degli acquisti natalizi? No, tutto l'anno, credo. Su base annua, da quello che ho capito, dicono, su base annua, il bonus Befana, fino a un massimo di 2.500 euro di spese fatte con la carta di credito, il banco, sì, ma non su tutto, ma su quello che decideranno, perché spese a rischio evasione, si restituisce in pratica fino a 475 sì, euro, cioè il 19% sostanzialmente. Sì. Allora, la misura in sé può anche essere interessante, onestamente però non mi è chiaro sulla cornice finanziaria di DEF che hanno fatto e come pensano di attuarlo, perché questa misura non è una misura che dà gettito, questa è una misura che costa, certo, quindi nello 0,4 dove loro dicono recuperiamo 7 miliardi. Saranno recuperati da qualche altra parte questi soldi, ma lì, no? Questa cosa in questo momento nelle parole c'è, ma sì, nei numeri della cornice finanziaria non è presente. D'altronde siamo alle prime mosse, no? Dobbiamo capirle e approfondirle. Diego Fusaro, da filosofo, le chiedo che filosofia c'è dietro questi primi annunci di politica economica? C'è un'idea del paese? Certo, ma secondo me rientra nel piano di quella che io definisco la globalizzazione, cioè la produzione di una massa di schiavi senza diritti coerente con i processi di globalizzazione liberista. Ad esempio la soppressione del contante, la sua sostituzione con forme di moneta digitale e carte legate al sistema bancario, produce un triplice effetto che così voglio sintetizzare. In primo luogo, se tu hai 500 euro in tasca, li puoi spendere, sono i tuoi. Se invece li dai a una banca, già non sono più tuoi e sono in mano al sistema dominante che può magari un domani chiudere il rubinetto se sei particolarmente scomodo o non conformista. Comunque li gestiscono loro e li tengono saldamente loro. Punto secondo, evidentemente con le carte, con il digitale, ti controllano permanentemente, sanno dove sei, cosa consumi e con chi sei. Si va verso una società di controllo totale. Terzo punto,
Con il contante puoi spendere effettivamente quanto hai e puoi risparmiare. Con il digitale, invece, carte di credito e bancomat, si produce la figura dell'homo indebitatus, come già è in America, peraltro, cioè di colui il quale si indebita illimitatamente e diventa uno schiavo, perché il debito e l'usura sono il sistema della schiavitù moderna. Dico un'ultima cosa a proposito della globalizzazione di cui il governo giallofucsia è ambasciatore, vorrei dire. Non dimentichiamo che il signor Gualtieri, che non per caso svolge un ruolo di primissimo piano, era colui il quale nel 2011 era nella squadra per convincere i popoli europei ad accettare il fiscal compact. Il fiscal compact non è certo una politica marxista o di difesa del lavoro, è il sistema dominante per reprimere le classi lavoratrici e i ceti medi, cioè per favorire quella che io chiamo la globalizzazione, gestita univocamente dall'alto e contro il basso. Avrete notato peraltro che in tutte queste misure non c'è mai l'idea di tassare i signori della finanza e del grande capitale. Perché loro pagano il 5% o addirittura non pagano totalmente? Perché le grandi compagnie si muovono nei paradisi fiscali, a proposito di teologia del mercato, senza pagare un centesimo di tasse, o ripeto, pagando per legge il 5%? Perché si vanno sempre a massacrare i ceti medi e le classi lavoratrici, quelle che io chiamo le classi del precariato globalizzato? Questo è il punto fondamentale. Il governo giallofucsia, che ripeto, di rosso non ha nulla, ci sarà solo il sangue dei lavoratori e dei ceti medi che scorrerà, gestisce unicamente l'interesse della finanza turbocapitalistica, di cui è ambasciatore e di più maggiordomo. Questo è il punto fondamentale. Ci vuole una rivoluzione populista del basso che riponga al centro il popolo sovrano e che rovesci quest'ordine della cosmopolitizzazione liberista. Allora, lei intanto agitava il suo ultimo libro, che è Globalizzazione, l'abbiamo visto, la copertina per Rizzoli, la lotta di classe al tempo del populismo, mentre io guardavo le espressioni del viso di Sciocca, che credo sia stato tentato di darle una tessera della Lega ad honorem, perché... No, guardi, da cittadino mi sono detto, la mia testa da cittadino, non da esponente politico, che se Fusaro fosse un rappresentante dell'istituzione avrebbe il mio sostegno, perché nella sua analisi ha detto purtroppo la realtà dei fatti, quindi l'impegno che mi prendo sicuramente è di acculturarmi leggendo il lavoro di Fusaro, perché poi un libro non è un soprammobile, quindi grazie. Diventa importante se lo si legge nei contenuti, quindi di questo no, ringrazio lei per lo sforzo che ha fatto nel dedicare la professionalità, nel rendere pubblico appunto questo lavoro e questo libro. Quindi, dopodiché resta il fatto appunto che li avete intervistati voi quanti evasori, no? Che vi hanno detto noi preferiamo usare i contanti, sono tutti evasori quelli. No, è gente che in questo momento guarda con diffidenza il sistema della moneta elettronica, il sistema della carta di credito, perché costa, perché comunque molte volte si fa fatica a avere la trasparenza nei confronti del sistema bancario, perché c'è diffidenza, abbiamo visto più volte, do i soldi alla banca, poi la banca in qualche modo traballa e io ci rimetto. E quindi un buon legislatore questo elemento lo deve assolutamente considerare. E se cerchiamo gli evasori, oggi ci sono solo due modi. Il primo, andare a cercare là dove ci sono gli evasori nei paradisi fiscali, che pagano il 5% o non pagano addirittura le tasse e vendono prodotto in Europa, vendono prodotto in Italia. Due, bisogna ridurre invece la pressione fiscale in Italia, perché bisogna mettere in condizione ovviamente che la pressione fiscale sia una pressione fiscale sostenibile, affinché l'imprenditore, non il prenditore che qualcuno difende, l'imprenditore possa fare impresa e possa produrre ricchezza nel nostro paese. Poi taccio, non perdiamo di vista che bisognerebbe mettere lo strumento della detrazione. Il cittadino, se avesse la possibilità di detrarre alcune spese, è lo stesso cittadino che diventa alleato dello Stato. Invece oggi purtroppo il cittadino spesso, con questa IVA che negli anni è continuata ad aumentare, e non l'ha mai aumentata la Lega ma il Partito Democratico con questa IVA che continua ad aumentare diventa un costo aggiuntivo per le famiglie, che ovviamente al posto di pagare l'idraulico con l'IVA hanno interesse a pagare l'idraulico senza IVA. Non è difficile da capire, no? Il famoso contrasto di interessi, no? Però c'ho una pubblicità, così non vi interrompo. No, solo a livello storico, come ho riconosciuto 19 su 23 miliardi, veramente dal 20 al 21 l'IVA è aumentata.
stata nell'ottobre 2011, in quel momento erano al governo la Lega e il Popolo delle Libertà, le ultime mosse del governo Berlusconi. Chiarissimo. E sempre per passare dalle parole ai fatti, con l'ultimo governo della Lega la pressione fiscale è aumentata dello 0,3, con i governi precedenti diminuita di 2,4. Ma sono solo dei numeri, sono solo dei numeri, non delle opinioni. Pubblicità, poi vediamo di fare un salto a Genova, dove è appena arrivato il presidente del Consiglio Conte. C'è il varo del primo impalcato, così si chiama tecnicamente, del nuovo viadotto del Polcevera. Sul Polcevera insomma si cammina a grandi passi verso la costruzione di quello che sarà il nuovo, mettiamola così, ponte Morandi. Queste sono immagini in diretta, subito in pubblicità. E allora andiamo subito a Genova, dove c'è il nostro Paolo Colombo. Paolo, buongiorno, credo che sia già arrivato il Presidente del Consiglio Conte, c'è il Ministro per le Infrastrutture Paolo De Micheli, c'è l'architetto Renzo Piano, no? Che ha donato il disegno del nuovo viadotto. Ci dà il senso di questa giornata oggi a Genova? Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi è una giornata particolare perché c'è il varo del primo pezzo di impalcato che viene issato, lo vedete alle mie spalle, all'altezza di 50 metri sulle pile 5 e 6. Il primo pezzo del nuovo ponte sul Polcevera, un ponte che non ha ancora un nome e che verrà scelto con un sondaggio dai cittadini genovesi. Questo tratto di acciaio, completamente in acciaio, lungo 50 metri, pesa 500 tonnellate. Ce ne saranno 18 uguali a questi, di cui due avranno una tratta più lunga di 100 metri per sorpassare il torrente Polcevera e per sorpassare la ferrovia sottostante. Sta anche iniziando a piovere quest'oggi a Genova. Hai detto presenti ovviamente il Premier Conte, ma in prima fila ci sono anche alcuni familiari delle 43 vittime, perché non dobbiamo dimenticare quel terribile 14 agosto, certo, quando sul viadotto Morandi, per il conseguente crollo, morirono 43 persone. Una giornata particolare, ha detto il sindaco di Genova, perché praticamente sarà il primo pezzo di ponte che si vedrà in quota, questo che state vedendo dietro di me. Cioè un segno. E da qui poi continuerà ininterrottamente il cantiere. Sì, dico un segno tangibile, insomma, che la ricostruzione prosegue. Poi vedremo se saranno rispettati i tempi, no? Di cui si è parlato, primavera del prossimo anno. Quello che voglio chiederti, prima dicevi della presenza di alcuni parenti e familiari delle vittime, hai fatto bene a sottolinearlo, ma la città come reagisce? Nel senso, c'è il rischio che diventi una passerella solo politica? Beh, questo sì, ovviamente, è quello che ci hanno detto anche quest'oggi appunto alcuni parenti delle vittime. La città reagisce in due maniere diverse, soprattutto quelli che abitano qui in Valpolcevera, perché da 14 mesi che vivono a tu per tu con il dramma del ponte, non solo il crollo, ma poi tutte le conseguenze che ci sono state con la demolizione, vi ricordate la demolizione controllata del 28 giugno scorso, quindi l'implosione del ponte, le polveri che si respirano ogni giorno, il rumore, perché qua il cantiere va avanti H24, come ha sottolineato poco fa il sindaco Marco Bucci. Quindi la convivenza con il cantiere sicuramente per gli abitanti della Valpolcevera non è così facile. Questo è uno dei punti dolenti, ma ovviamente bisogna continuare a lavorare per dare un nuovo ponte che colleghi l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia con l'A7 Genova-Milano, per ridare nuovamente questo collegamento tra la riviera di Levante e la riviera di Ponente. Un nodo fondamentale non solo per Genova, ma direi per tutto il nord Italia, visto che tanti veicoli che provengono dalla Francia e dalla Spagna arrivano proprio dall'autostrada Genova-Ventimiglia. Grazie Paolo Colombo, poi ti ritroveremo alle 13.30 nel nostro telegiornale. Io voglio fare un salto, diciamo, chilometrico un po' ardito. Vado da Genova in Norvegia perché vogliamo
ancora occuparci dei cambiamenti climatici. Abbiamo visto la nuova mobilitazione l'altro giorno di moltissimi giovani in Italia e in tutto il mondo per un pianeta più vivibile, per sensibilizzare appunto sui tanti danni che subisce la Terra. E andiamo in Norvegia, dove si è trasferito con tutta la sua famiglia, moglie e due figli, Stefano Untertiner, che fa il fotografo, vive, se ho ben capito, in un paesino di 2000 abitanti ed è molto vicino ai ghiacci, ai ghiacciai che si sciolgono, è così? Sì, buongiorno, è così, ci siamo spostati temporaneamente, non abbiamo lasciato l'Italia dai primi di agosto, proprio per raccontare cosa sta accadendo qui nelle Svalbard, che è uno dei luoghi assieme all'Artico dove i cambiamenti climatici si stanno avverando più rapidamente ed è anche un sito di ricerca importante per capire quello che sta succedendo. Ecco, quello che voglio chiedere, voglio chiederti è, intanto facendo il lavoro che fai da fotografo, cioè si notano cioè, plasticamente, sono evidenti questi cambiamenti, perché spesso ne parliamo in maniera un po' astratta, invece per chi vive, intanto vediamo anche un po' di fotografie mentre parliamo che tu hai realizzato, cioè si toccano con mano i cambiamenti? Si toccano assolutamente con mano in diverse forme. Noi siamo stati qua lo scorso anno per preparare un po' questo progetto a ottobre-novembre, quelle fotografie si riferiscono proprio a quel periodo, e tu pensa che siamo a 1200-1500 chilometri dall'Artico e quando eravamo qua lo scorso novembre ci sono state delle piogge che sono assolutamente inusuali, ma non sono così inusuali negli ultimi anni, si stanno avvenendo sempre di più. A dicembre per esempio dello scorso anno ha ancora piovuto e questo ha fatto sì che il terreno gelasse e causasse la mortalità di centinaia di renne proprio nella zona in cui viviamo, quindi sono cambiamenti che succedono regolarmente in diverse forme, che toccano i ghiacci, gli animali, la vegetazione, ed è per quello che qui diventa un centro di ricerca importante per, come dire, studiare mentre accade i cambiamenti climatici e raccontarli poi al pubblico. E anche come, diciamo, quell'ecosistema si sta adattando a questi cambiamenti, no? Immagino. Beh, non ha tempo di adattarsi, non ha tempo di adattarsi l'ambiente e soprattutto non ha tempo di adattarsi specie animali e vegetali, perché l'adattamento, che è una forma di evoluzione, richiede centinaia e migliaia di milioni di anni, e quindi è solo un cercare di adattarsi per specie che ce la fanno e altre invece sono destinate a scomparire e purtroppo a non adattarsi a questo ambiente che cambia. Lì c'è la consapevolezza che tutto quello che sta accadendo è responsabilità dell'uomo? Perché c'è un bel dibattito su questo, no? Cioè che la responsabilità dell'uomo invece sarebbe una minima parte, perché poi la Terra ha i suoi corsi e ricorsi, ovviamente per quella che è la responsabilità dell'uomo bisogna poi correre ai ripari. Ma guarda, non si studiano in questo caso neanche più le cause ma gli effetti, che ci siano le cause dell'uomo è appurato da centinaia di pubblicazioni scientifiche in tutto il mondo, basta guardare qualsiasi grafico in cui si evidenzia la correlazione fra gas serra e attività umane per capire che questo è appurato e non ci sono assolutamente dubbi. Si sta cercando di capire come appunto l'Artico evolve, per capire cosa succederà poi nel resto del pianeta, ma le cause appunto non c'è più nessun dubbio. Senti, a che temperature vivete tu e la tua famiglia? Approfitto per salutare tua moglie, uno dei tuoi credo figli, che a che temperature vivete? Vabbè, adesso qua siamo in autunno, quindi siamo tra sopra lo zero, qualche grado sopra lo zero, qualche grado sotto, e stamattina quando sono uscito a cercare le renne eravamo intorno ai -2, quindi non fa ancora molto freddo. Ecco, ancora sono sopportabili, diciamo, le temperature. Allora, grazie. Il -30 li aspettiamo fra qualche mese. Sì, poi ci ritroveremo, così continuerai a raccontarci quello che appunto i tuoi occhi e le tue macchine fotografiche, i tuoi dispositivi fotografici registrano in questa zona appunto critica del pianeta Terra, mettiamola così. Grazie. Grazie a voi. E allora, insomma, è bella questa testimonianza, no? Una famiglia nell'Artico, da agosto loro sono lì. Intanto complimenti per le foto meravigliose che abbiamo potuto apprezzare e anche per il coraggio e per l'intraprendenza. Io credo su questo tema che di una cosa dobbiamo renderci conto. Vede, io con molto
Ho molto dispiacere quando sento parlare male di Greta, che in fondo non è altro che un simbolo. Noi dobbiamo renderci conto che migliaia di studenti, di giovani ragazzi hanno riempito le piazze venerdì come il venerdì precedente, e ogni generazione, noi lo ricordiamo, io sono di una generazione decisamente precedente, ha manifestato per quello che erano le cause importanti della propria epoca. Io per la mafia, Falcone e Borsellino, il 68 per un'altra ragione, e noi dovremmo prendere atto di questo, che il futuro è indubbiamente nelle loro mani, e di questo dovremmo noi semplicemente accompagnarlo e dare loro degli strumenti per quanto possibile nella politica, non voglio dire del nuovo piano, del piano che abbiamo in mente, però evidentemente di questo non solo dobbiamo renderci conto, ma dobbiamo anche attrezzarci, perché ormai gli effetti sopravanzano che ne pensiamo. Che al di là delle scuole di pensiero c'è Fusaro, che su questo tema credo sia a questo tema sia molto interessato. Prego Fusaro. Ma dunque, ovviamente salvaguardare l'ambiente è una cosa fondamentale, ma per salvaguardare l'ambiente è del tutto ozioso e inutile scendere in piazza belando ambiente. Bisogna cambiare modello di sviluppo, cioè bisogna ancorare la lotta per l'ambiente alla lotta contro il modello di sviluppo della crescita infinita, detto economia di mercato. Diciamolo apertamente, il sistema globalista domina non solo il consenso ma anche il dissenso, gestisce finti dissensi che servono a rafforzare l'ordine stesso. Greta Thunberg, a cui va tutta la nostra simpatia, è un emblema di questo, è un manichino di questo sistema del dissenso pilotato, perché essenzialmente serve a dirottare lo sguardo rispetto alla lotta di classe del basso verso l'alto. Fate caso, Greta Thunberg viene propagandata su tutte le prime pagine dei rotocalchi, mentre invece le giubbe gialle che protestavano per i salari e facevano la lotta di classe in Francia contro la globalizzazione, per i diritti sociali del lavoro, vengono manganellati senza pietà e diffamati come fascisti o stalinisti. Quando fai le rivolte che piacciono al potere sei celebrato urbi et orbi, quando fai le rivolte del basso, quelle che io chiamo la lotta di classe del populismo, vieni manganellato senza pietà. Chiudo dicendo, Greta Thunberg è l'emblema delle rivolte che vengono gestite dall'alto per l'alto, per distrarre rispetto all'ordine della globalizzazione sempre più iniquo e per spostare l'attenzione. Da questo punto di vista, il fatto stesso che venga presentata una giovane ragazzina serve a rendere impossibile la critica di Greta Thunberg. Chi critica Greta Thunberg è uno spietato senza cuore. Bisogna prendere spunto da quello che ha offerto Greta Thunberg per ancorare la lotta per l'ambiente alla lotta contro il capitale globalista, e bisogna diffidare di queste rivolte che vengono invece, perché fa sorridere vedere Greta Thunberg che stringe la mano ai principali distruttori dell'ambiente, come il premio Nobel per la pace, il bombardatore Obama, o a Juncker, l'euroinomane di Bruxelles, o a tutti gli altri più grandi propagatori del modello capitalistico che sta devastando l'ambiente. È tragicomico e pittoresco, rivela quanto siamo subalterni, quanto gestiscano anche il dissenso i dominanti. Poi sentiamo, la globalizzazione. Poi sentiamo la replica di Alessia Rotta, voglio sentire Zanetti, voglio sentire ovviamente Angelo Ciocca su questo, ma a proposito di clima e di ambiente arriva sotto corona e quindi prendiamo tutti dalle tue labbra, intanto per sapere se la temperatura diminuisce, se arriva questo stacco tra questa lunga estate e l'autunno. Una rottura vera a questo punto dell'estate ci sarà. Io trovo che, se posso permettermi, in quello che dice Fusaro sicuramente c'è anche molto di vero, ma c'è un punto fondamentale: quando si scende spontaneamente in piazza nessuno può dire che è inutile, perché le piazze piene fanno parlare. Di questo problema non se ne è parlato per decenni, adesso se non altro se ne parla. Io l'ho detto, c'è il finto verde, c'è l'ambientalismo di maniera, quello che volete, ma se se ne parla si comincerà a fare qualcosa. Se non si comincia a fare qualcosa ci scoppia in faccia questa cosa, quindi lo stiamo già vedendo. Allora, che cosa succede? Il cambiamento comincia oggi, vedete. Comincia a esserci un po' di nuvolosità sulle zone del centro, ma non danno molto. Al nord comincia a esserci una nuvolosità un po' più estesa e vediamo nella prima parte di oggi le piogge previste sono poche,
c'è, vediamo la prima cartina, non c'è molto, c'è qualche debole pioggia sulla Liguria, l'abbiamo vista confermata anche dal collegamento, e poi sulle zone di nord-est, al centro-sud il passaggio di qualche nuvola, però guardate già nella seconda parte della giornata come cambia la cosa, perché le piogge in zona alpina o prealpina, ma si scende anche un po' verso la pianura, cominciano a essere un po' più presenti. Sulle zone alpine occidentali arriva anche qualche precipitazione più consistente. La giornata di domani vede il peggioramento su tutto il nord e su buona parte del centro, direi. In serata le prime schiarite a ovest, ma vedete siamo il blu, cioè il giallo di precipitazioni forti, e qualche pioggia arriva anche al sud. Giovedì sarà già tutto passato, ma sarà entrata dell'aria decisamente diversa da quella che abbiamo adesso. Questa mattina avevamo minime di 20 gradi, siamo al 1° ottobre, era un po' troppo. Vedete, giovedì ancora al centro-sud, centro-adriatico, diciamo al sud il maltempo, il miglioramento al nord. L'abbassamento delle temperature potrebbe minimamente rallentare il movimento del ghiacciaio in Val d'Aosta, ma servirebbe ben più freddo di quello che potrà fare, però forse, diciamo, non sarà negativo questo cambiamento del tempo da questo punto di vista. Questa bella foto che ci manda Antonio, sono due volatili, una pavoncella che va da una parte e un cavaliere d'Italia che va dall'altra, chissà che vuol dire. Grazie, lasciamo poi all'immaginazione di tutti l'interpretazione di questa fotografia. Ci vediamo tra pochissimi minuti. Allora, facciamo una breve incursione di nuovo a Genova, dove sta parlando il Premier Conte, sentiamolo. L'azione ordinaria, straordinaria delle nostre infrastrutture, di tutte le nostre infrastrutture, sia un imperativo morale, categorico, da perseguire con la massima determinazione. Avevamo preso un impegno con Genova, cercheremo di onorarlo giorno dopo giorno. C'è ancora tanto da fare. Il monitoraggio dell'andamento dei lavori sarà costante, continuo. Ecco, le parole del Presidente del Consiglio, che appunto ricorda che c'è stato un impegno ovviamente molto importante da parte questo dello scorso governo per ricostruire il viadotto sul Polcevera, e diceva appunto, lo sentivate, Conte, che ci sarà un'azione di monitoraggio costante, anche perché per la credibilità, insomma, in assoluto, bisogna che i lavori terminino entro quella primavera indicata da tutti, insomma, da chi si è occupato di questo progetto, di questa ricostruzione. Ricordiamo anche tutta la parte iniziale che è stata, insomma, macchinosa, farraginosa, non è stato facile, insomma, dare il via ai lavori, quindi prima alla demolizione e poi all'inizio della ricostruzione. Oggi questo primo pezzettino, come dicevamo, che si tocca con mano e che i genovesi possono vedere. Allora, a proposito di Green New Deal, questa la parola di moda in gran voga, voglio sentire Angelo Sciocca che cosa pensa, perché per esempio ieri il ministro Gualtieri l'ha detto, no? Ci saranno anche i green bond forse, insomma vogliamo in tutti i modi favorire soprattutto le imprese, le aziende che vogliono diventare sostenibili dal punto di vista ambientale. Ma se vogliamo favorire le aziende, riportiamo le produzioni in Italia, riportiamo le produzioni in Europa, cioè... Io vedo che adesso la politica si intesta alcune situazioni, come il ponte di Genova, dove io ricordo quell'infrastruttura c'era, non è che oggi stiamo realizzando un'infrastruttura in aggiunta, stiamo realizzando un'infrastruttura purtroppo perché il profitto di pochi ha determinato la morte di 43 innocenti. Ecco, la stessa cosa è sull'ambiente, il profitto di pochi porta via la vita a molti cittadini italiani, europei, mondiali. E la politica cosa fa? Perché è troppo comodo questa politica che si vuole intestare le battaglie. La politica non deve mettersi da cornice alle piazze, la politica deve dare delle risposte. E mi riferisco al deputato europeo, cosa ha fatto in questi anni la politica europea? La politica europea ha fatto scelte sbagliate, a mio avviso ovviamente volute,
per avvantaggiare pochi che si sono arricchiti a discapito del danno ambientale, perché se oggi l'Europa ha fatto tanti investimenti sull'ambiente, tante scelte sull'ambiente e l'inquinamento a livello mondiale è aumentato, vuol dire che il legislatore europeo ha fallito. Ma ha fallito per incapacità o ha fallito per complicità di alcuni vantaggi? Io temo che abbia fallito per complicità. Oggi cosa dovrebbe fare l'Europa? Molto semplice. Chi rispetta le regole ambientali commercializza prodotto in Europa. Chi non rispetta le regole ambientali e produce in India, in Cina, nel sud-est asiatico, in altri paesi senza rispettare l'ambiente, non commercializza in Europa. Se invece noi consentiamo che le imprese inquinano fuori Europa e poi vendono il loro prodotto facendo concorrenza sleale alle nostre imprese che rispettano le regole ambientali, è chiaro che avremo due danni. Perdiamo posti di lavoro, perdiamo economia e avremo un mondo, un pianeta sicuramente più inquinato. Ma c'è la volontà dell'Europa, la complicità sì. dell'Europa. Voglio dare Enrico Zanetti, insomma, no, perché mai come in questi mesi, in questo periodo, si parla di tutto questo, diciamo, coniugato poi a delle politiche che permettano la riconversione, mettiamola così, dal punto di vista della sostenibilità ambientale di imprese e aziende che di loro, molte di queste, a onor del vero, lo hanno già capito da tempo. Però io spesso affrontiamo questi ragionamenti, come dire, partiamo da un business di un certo tipo ma andiamo a un business di un altro tipo, ma sempre di business si tratta, o no? Beh, per carità, certamente sarà un business per chi si occupa delle riconversioni, ma sì. questo non vuol dire che non sia qualcosa che va non incentivato. Il tema è naturalmente sempre quello delle risorse, nel senso che su questo capitolo, come devo dire su molti altri, nel nostro paese siamo estremamente disponibili a parlare sul lato investimento. Lo siamo molto meno nell'istante in cui ci si pone il tema delle risorse per fare questi investimenti, perché in un sistema come il nostro, dove oggettivamente gli spazi di manovra a deficit sono già stati ampiamente utilizzati e possono al massimo consentire ulteriori ritocchini, come si fa anche in questa manovra, che comunque è una manovra espansiva, ovviamente sempre di meno. Espansiva? Beh, certo, lo spazio sul deficit viene recuperato per 14 miliardi, quindi in questo senso lo è. Però è evidente che essendo sempre più corta la coperta, il tema va sempre più nelle risorse. I margini sono risorse, di manovra molto limitati. Anche qui sul green ovviamente tutti a favore di fare iniziative, poi se uno dice sì ma parte delle risorse magari le trovo togliendo degli incentivi su altri settori che sono incompatibili con l'ambiente, allora lì invece si scatena la battaglia, non solo legittima di chi difende degli interessi di parte, assolutamente legittimi, però anche la battaglia politica, in cui col solito gioco delle parti chi in quel momento è l'opposizione cavalca la protesta senza se e senza ma. E questo un po' il problema, che non è vero, il problema non è tanto che cambiano le maggioranze e rimane Presidente del Consiglio Conte, cosa che in sé devo dire da persona fuori dal palazzo non è un bel vedere. Il problema è che c'è da parte delle forze politiche uno spostamento enorme nella loro modo di porsi a seconda che siano al governo o all'opposizione. Sì. E questo veramente è un problema per il paese. Insomma, molti italiani sono disorientati. Vediamo, insomma, la politica ormai ci ha abituato a tutto e al contrario di tutto. Dunque, Alessia Rotta e poi voglio sentire Diego Fusaro. No, perché le faccio un esempio molto pratico, perché prima Zanetti in maniera anche pragmatica spiegava delle cose. Siamo uno dei paesi, per quanto riguarda le energie rinnovabili, all'avanguardia in Europa, no? Però abbiamo dato incentivi di ogni tipo alle aziende, molte di queste aziende non sono italiane, non producono in Italia, il costo di questo è nelle bollette di tutti noi con gli oneri di sistema. Quindi capiamoci, lo paghiamo tutti gli italiani, tutto questo. Sicuramente questo è avvenuto nel passato. Io credo che una voce importante sia quello di chiedere all'Europa, a proposito di che cosa può fare l'Europa, di chiedere lo scorporo su investimenti green, naturalmente, e quindi avere ulteriori margini di flessibilità. E questo si può fare, credo seriamente. Dopodiché
per onore del vero, io seguo il ragionamento di Zanetti dicendo che non siamo tutti uguali sempre rispetto a quello che diciamo e quello che facciamo. Voglio dire, noi abbiamo chiesto l'assegno unico per i figli, era la prima misura che abbiamo chiesto quando eravamo all'opposizione e quello che portiamo avanti. Abbiamo chiesto la riduzione del costo del lavoro a proposito di Fusaro, il cui diciamo anticonformismo di maniera e con l'ambientalismo, come l'ambientalismo di maniera, non andiamo molto avanti. Abbiamo detto che riduciamo il costo del lavoro progressivamente a partire da chi guadagna 26.000 euro. Io credo che sia un buon risultato e che segna appunto la differenza rispetto a prima. Dopodiché, dicevo, per onestà bisogna dire che a ogni detrazione, dicevamo prima, gli incentivi al verde vuol dire la conversione delle auto al gasolio, la rottamazione del gasolio, ha un costo? Certo, dobbiamo dire che ha un costo e che quindi bisogna togliere delle altre detrazioni probabilmente per uso di fossili, di carburanti fossili e altro, evidentemente. Però bisogna, come dire, preparare l'alternativa. Bisogna, vi ricordate, allora, bisogna quando avere una direzione dava molto gli incentivi precisa. Per comprare macchine a gasolio? Bisogna, ve lo ricordate? Sì, sì, no. Sì. Ve lo ricordate, no, l'Europa che dava gli incentivi per le macchine a gasolio? Ciocca, tu hai parlato, ma mi hai chiesto di non interromperti. Quella scelta quindi, europea io è una mi scelta ricordo, corretta. Io mi ricordo invece l'accise sulla benzina, che era la prima promessa in campagna elettorale di Salvini e poi non è stata mantenuta. Poi qualcuno non l'ha portato. Mi ricordo il ministro precedente Toninelli che incentivava il gasolio. Fate la metà almeno di quello che ha fatto Salvini. Posso interrompo e chiedo a Fusaro un intervento molto breve. Prego, Fusaro. Così replica. Certo. Dunque, un cubo, seppur rovesciato, è sempre un cubo. La green economy è l'economia di mercato fintamente rovesciata che resta sempre tale. C'è un inganno grandioso dietro a questo, cioè si fa ricadere sul popolo la colpevolizzazione per l'ambiente che viene distrutto. Si fa sentire in colpa chi sul grande raccordo anulare sta in coda sulla panda, l'operaio, che è colpevole dei disastri ambientali. Detto poi da Greta che viaggia sulla barca a vela verso Nuova York ha un effetto tragicomico. Si sposta sempre l'attenzione evitando il conflitto di classe. C'è poi anche il sottile inganno del conflitto generazionale. Ci avete rubato il futuro. Chi? I padroni del mondo? No, gli anziani, i più vecchi. Cioè si creano conflitti orizzontali, giovani versus vecchi, migranti contro autoctoni, carnivori versus vegani. Quindi si sposta l'attenzione, si dice che la colpa è degli anziani, adesso faranno anche votare i sedicenni, non per caso, che sono meglio manipolabili, senza coscienza critica ancora formata. Questo è il punto dell'inganno della green economy. Rispondo dicendo, il mio sarà anche un anticonformismo di maniera, però di maniera è anche il mio ricordare che il governo giallo-fucsia, quando fece il Jobs Act, altro che giovare i lavoratori, furono lacrime e sangue per i lavoratori. Ricordo ancora anche la riforma lacrime e sangue della Fornero. Non mi pare di aver visto levarsi gli scudi da parte di quelli che si autodefiniscono rossi, ma sono fucsia e arcobalenici. Sono i grandi massacratori della classe lavoratrice. Posso chiudere il discorso? Io onestà. Non l'ho interrotta. No, non ma l'ho per onestà, io vuoi dire le autoclausole di salvaguardia degli esodati? Onestà, siete grillini adesso, anche onestà. No, grida. Va bene, fatemi finire il discorso. Il capitale ora si rivolge alle sinistre per massacrare i lavoratori perché sul grembiule rosso non si vedono gli schizzi di sangue dei lavoratori e dei precari. Stop. Voi siete il braccio armato della classe dominante che sta massacrando la classe lavoratrice. È un giudizio politico. Siete le sinistre sono la parte dell'ambito politico a beneficio del capitale. Con due elementi molto pratici. La globalizzazione. Intanto, a proposito dei paventi di aumenti di IVA selettiva, il vice ministro Misiani ha detto, a proposito di magari qualcuno pensava di alzare l'aliquota IVA per i beni di lusso, ha detto non è tecnicamente possibile perché le norme europee fissano le aliquote IVA, ma insomma questa è una cosa. Quello che voglio chiedere a Zanetti, perché è un po' il sottofondo di tutto il discorso che riguarda l'uso delle carte di credito, ma si riuscirà a interloquire bene con le banche, con gli istituti di credito per abbattere o ridurre sensibilmente le commissioni, perché se no parliamo del nulla.
L'operazione deve essere fatta. Nel 2015 l'Unione Europea ha varato una direttiva con cui ha limitato, ponendo dei tetti, le commissioni interbancarie. È stata recepita in Italia nel 2017. Però, oltre a ridurre le commissioni interbancarie, quindi quelle che si applicano banca su banca, è evidente che bisogna porre una regolamentazione anche sul costo finale presso l'esercente, quindi la commissione finale che viene applicata dalla banca ultima all'esercente. Però ci si sente dire non prendo la carta di credito, il POS è rotto, questa carta sì e questa anche no. Anche io che sono sempre molto attento alle logiche di mercato, però sottolineo che come è stato possibile farlo sulle commissioni interbancarie, evidentemente è possibile farlo anche sulle commissioni finali. Questa volontà politica deve esserci. Abbiamo appena cominciato la nostra camminata che ci porterà fino a fine anno, no, termine ultimo per l'approvazione della legge di bilancio, attraverso le misure economiche del nuovo governo. Le seguiremo tutti i giorni, le racconteremo e ci confronteremo con i nostri ospiti. Grazie, adesso l'aria che tira, ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete.